Noi ci riuniamo per cantare, sì, per bere, sì, ma responsabilmente. Ci abbiamo la responsabilità di finire le botte. No. Brindisi alle, no, Valli d'Oro, e un brindisi anche al Brindisi. Basta. Sono andato degli alcolisti anonimi. Pura. Ed io ho capito che preferivo essere un alcolista famoso. Ah. Io a 72 anni mi arrampico sui dirupi, salti crepacci, cago, sì, in mezzo alle vipere. Poteva cosa me ne frega, sì, di morire sobrio? No. Però io mando giù tutto fino in fondo. No. Perché io d'alpino ho il senso dell'onore. Non come quei cazzo di sommelier, sì, che assaggiano il vino e poi lo sputtano. Sì, la degustazione è tutto, sì, fighettume, ma tutto, no, pelo. Devi bertelo quel vino, stronzo! Basta, non posso cantare perché se canto e non bevo e vilipendio l'alpinismo. Ma a me da piccolo, sì, mi leggevano le cantiche della buonanotte. Perché... E nonostante ciò, scio me ne scire. So di non sapere, sì, ogni tanto successo? Penso con angoscia a cosa sarebbe la Campania a livello culturale senza l'apporto unico ed insostituibile della eccolo lì, regione. Sì, della regione. No, perché senza la regione la Campania oggi non avrebbe nemmeno i nomi sui citofoni, perché i cittadini non li saprebbero leggere. Ma nelle case dei cittadini c'è il rubinetto dell'acqua calda, quello dell'acqua fredda e quello dell'inchiostro per scrivere i saggi di filosofia con la penna d'oca. Mamma mia, a parte che l'imprenditore non c'ha il DNA, se mai ce l'abbiamo voi. Vabbè, tu Europa, adesso mi vuoi levare la macchina a benzina per costringermi ad andare in macchina elettrica con Frattoiani? No, sai perché Frattoiani vuole elettrico? Ma perché immagino... non c'ha niente di Formula 1. Ma no. Non sa che adesso in Formula 1 sta facendo una benzina che la puoi pure bere. Sì, io a sì. Londra ci faccio i cocktail con dentro benzina. Un'oliva di 6 kg come un cocomero. Perché... È una benzina che viene dai cocchi di Dubai. Tu non hai idea di che cocchi che nascono a Dubai. Accidente, ma la dittatura di Europa e Frattoiani vuole i cocchi più piccoli dei capeccioli delle ballerine. I nostri giovani non hanno più voglia di travaggiare. Sì. Si tratta di 66 mila milioni di giovani veneti che vi dico che pensano che devo togliere i milioni, rimangono solo i mila, tolgo i 66. No. Ci sono mila giovani in Veneto, vogliono più equilibrio a vita e lavoro. Vero, lo stress, mi domando, stress di cosa? Che io da giovane facevo i gradini a 4. Ricordo quella volta che ho mancato il gradino, ho fatto spaccata come Roberto Balle, che per 66 giorni ho parlato come Topo Gigio. Dove sei scatoletta? Sei licenziata? No. Scapina. Ma se qui si lavora a malapena 20 ore al giorno, non capisco. Allora, quando sei giovane non è neanche colpa tua. Ma se sei come sei, infatti, io al gabbio ci manderei i genitori, idiota 1 e idiota 2, no. Perché le madri di oggi sono la prima causa di devianza, ma i figli la sera escono senza dire dove vanno e però... questi escono e magari vanno a fare la guerra fra gang con la mamma tutti. Compiacente che invece di fermare il figlio gli dice fa freddo amore, mettiti il tirapugni di lana, ma chi vuole rigore, le cinghiate dei genitori a casa, le sane bacchettate della prof a scuola che tra l'altro ti avviano alle manganellate all'università se le occupi. Ah.